È la seconda amichevole del Crone, la partita si svolge tra la squadra di Christian Longo, che dovrebbero chiamarsi gli Angels, e tra una selezione di amici di Federico Gaeta e di Mariano Davide, i quali hanno deciso di provare l'ebbrezza di giocare una partita arbitrata dal Buontruglio e commentata miseramente dal sottoscritto. Si attende il fischio del Buontruglio, che parte adesso. Del latte si avventa prima centralmente, poi verso sinistra, però c'è cioè la rimessa laterale che va ribattuta perché la palla è in movimento. Numero 9 Occhini sulla palla, la cede a Longo, riparte da dietro a De Rosa. De Rosa Luigi, ancora lui. Longo procede centralmente, ancora De Rosa. Longo, scambi corti. De Rosa Claudio. Con l'esterno centralmente, ancora verso Longo. Longo attende il movimento dei compagni che non arriva, indietro al portiere Caiafa che si sposta e addirittura tira verso il portiere Luce. Il passaggio sulla fascia da Russo a Del Latte però non scaturisce gli effetti sperati. Longo, De Rosa. De Rosa evita l'intervento di un avversario, passa a suo cugino Claudio, ancora sulla palla De Rosa, a Luigi che tenta un qualcosa a metà tra un tiro e un passaggio che comunque va fuori. Del Latte tenta di far scattare De Bernardo, che però... Se mi vuoi coadiuvare nella telecronaca, mettiti alla mia destra. Ok, signori, buonasera. Ecco, per chi mi conosce... Sandro Ciotti e Ameri. Buonasera anche a lei. Buonasera. Ci troviamo qui. Io sono il mister. Il mister, attenzione. Quindi questa è la preparazione pre-campionato, quindi... Sperate di ottenere indicazioni importanti per le gerarchie in squadra, poi per il corso del torneo. Quindi. Beh, vediamo il passaggio in avanti, si perde però in rimessa dal fondo. Il portiere Luce può ripartire con la rimessa. Il passaggio a un compagno, sale palla al piede, cerca il movimento dei compagni, De Rosa lo pressa, arriva anche Occhini, guadagna la rimessa laterale. Può andare Occhini all'indietro, tocca Longo per De Rosa, ancora Longo, giocano bene i due De Rosa. De Rosa ancora all'altezza del centrocampo, in avanti a cercare l'inserimento di Occhini. Subito libera la difesa. Sì, va ancora da De Rosa. C'è un fallo chiamato dall'arbitro, calcio di punizione in favore della selezione di amici presente qui sul campo stasera. Incredibile che non abbiamo un nome per loro, grazie. Si può ripartire con questo calcio di punizione. Il pallone in avanti a cercare l'inserimento di un compagno che si era... inserito bene in area, purtroppo non ha trovato l'impatto col pallone, rimessa dal fondo, può andare Caiafa, subito per il capitano Longo. De Rosa, ancora Longo, De Rosa, gira su se stesso in avanti, pallone a cercare Occhini, niente da fare, rimessa laterale in favore ancora dei casaccati verdi. Cambio battuta chiamato dall'arbitro. Può andare De Rosa verso Longo. È ritornato il nostro titolare. Spero di non aver fatto rimpiangere la sua assenza. Attenzione, il pallone per Occhini. Respinge Luce. Si riparte con questa rimessa laterale. Come si sono comportati fino ad ora? Una partita equilibrata, devo dire la verità. Forse fa un po' più la partita la squadra di Longo. Gli amici per adesso si limitano a difendersi. Per... Squadra di Longo, i quali... Sì, attenzione, una colluttazione a bordo campo. Vabbè, una... Si risolve, una buona corsa. Si risolve in una rimessa dal fondo. Riparte De Rosa, ancora verso Longo, che agisce sempre centralmente. Da buon numero 10, agisce da fermo e tenta il tiro, però. Un tiro fiacco, che anche il mister... Nome? Enrico. Enrico. Cognome? Occhini, il papà del caro Luca,
si lamenta. Attenzione, De Rosa prende il pallone, ripartono gli amici sulla destra, si accentra il giocatore del latte, De Bernardo, De Bernardo la dentro fascia a cercare... centralmente a cercare del latte che non arriva. Caia fa tenta l'azione personale che poi ci riesce, tenta il tiro, è un buon portiere questo qui, si fa notare temperamento molto bravo, tecnicamente bravo anche con i piedi, io no, è bravo a poco. Attenzione, De Rosa che recupera il pallone. Vai Luca! Occhini, attenzione, si pesta un po' i piedi da solo, recupera Russo. Russo. Lungo ricomincia. De Rosa. De Rosa. Ancora lungo. La manovra è molto lenta degli Angels. Questo è vero, però è molto manovrata, come dire, molto studiata. A cercare gli spazi lasciati dagli avversari. Non è lasciato quasi nulla al caso, l'ha detto. La squadra degli amici invece cerca il contropiede che a volte ci riesce, ecco, questo tiro di Del Latte è sbagliato, però a volte il contropiede ottiene qualche risultato. Lungo. De Rosa chiede il pallone, Lungo lo cede. A cercare il cugino Luigi Lungo, si frappone tra i due giocatori, però il pallone non lo colpisce. De Rosa tenta un lancio verso l'alto, De Rosa che però arriva un po' tardi. Russo dalla rimessa laterale, Del Latte ancora centralmente, Occhini fa un pressing blando, De Bernardo macchinosamente cerca il lancio per Russo che ci arriva, controlla un po' male, maldestramente. De Rosa, Lungo che scende, evita di cederla a Occhini, cerca il tiro, il portiere Luce con il piede sinistro. Un raggio di luce in questa difesa. La butta in calcio d'angolo dopo aver colpito la traversa. Abbiamo fatto una bella frase di senso compiuto. Un raggio di luce manda il pallone. Pochi in area, solo De Rosa e Lungo, De Rosa si avvicina poco, ma è De Rosa il 19 da fuori area. Il pallone colpisce il difensore De Bernardo. Leggevo lo schema da palla inattiva per liberare il compagno per il tiro. De Rosa, settore di destra che cerca lo sfondamento, non lo trova. Riparte subito la squadra degli amici. Traversa fantastica. Il portiere gioca come noi, e attenzione. Arrivano le file pistoliane. Prima c'è stata un'azione del portiere alla 2. Arrivano finalmente nell'area. Una pistocchiata. Luigi De Rosa cerca l'azione personale, se la porta fuori, però peccato perché il tentativo era davvero molto valido. Si riparte con una rimessa dal fondo degli amici, così come li ha nominati il mio consorte. Stasera Crone and Friends, come consorte? Consorte. Ah, lei, perché? Consorte nel senso, consorte... No, collega. Collega. Ah! La consorte in italiano significa... Compagno di sorte. Compagno di sorte, bravissimo. Quindi... Facciamo anche educazione alla lingua italiana. Bravissimo. Molto bene. Noi siamo dei dotti personaggi, eruditi personaggi. Caiafa al limite, anzi da fuori area. Attenzione. Cerca il passaggio, serve a Occhini, però Occhini si addormenta un pochino. E Russo la butta a mare, dove la raccoglie Caiafa che urla verso De Rosa. Luigi controlla col sinistro, la cede centralmente a Lungo, il passaggio corto a Occhini, cerca un contropassaggio ma alla fine il pallone va a finire agli amici che dopo una serie di passaggi difficili la buttano in rimessa laterale. Comunque il pallone è loro. Del Latte si occupa della rimessa laterale, lunga il passaggio lungo, Caiafa chiama il pallone, lo blocca, finta un lancio, poi lo cede a Occhini che stoppa, arretra col pallone, costretto a tornare da lungo, che avanza con calma, solito passeggio lento, liscia il tiro, Russo evita l'intervento di Lungo, tira addosso a Lungo e si guadagna una buona rimessa laterale. Forse non era uscito, però secondo me non fa niente. Truglio ci perdonerà. Secondo me era ancora in campo, ma ormai si è andato avanti. Il tiro di Del Latte va fuori, Caiafa velocemente per De Rosa, controlla il pallone, riesce a evitare la rimessa laterale per gli avversari, torna all'indietro, cerca il sostegno dei compagni, va da Lungo, sapiente metronomo. De Rosa recupera bene De Bernardo, giusto? Del Bernardo è quello lungo di là. Ah, ok. Ah, sei tu quando ti sbagliano a scrivere per gli spettatori. Bellatte.
del latte con la D. Colucci, no? Ma anche la rubrica della comicità. Sì, sì. Comicità. Sì. Esatto. Meno male. Quando doveva fare lo scrutatore, scrissero bel latte e quando doveva andare a ritirare i soldi non lo trovava perché aveva scritto bel latte. Meno male che il tractor ancora deve dire la propria, altrimenti si finisce. Attenzione, Luongo! Colpo per il destro! Spinge. Un giocatore si. Del latte. Diciamo, non riesce a correre, ma lo si impappina. Rimessa laterale, Luongo a Caiafa che cerca un controllo, ci riesce, avanza Caiafa col sinistro, un buon passaggio a De Rosa, si impappina col pallone, dovrebbe essere rimessa. Sì. Rimessa dal fondo, perché mi ridete? Subito, non ridiamo a te, rido per la parola usata da Valerio. Che è? Impappinare, il verbo impappinare, signori. Più tardi chiederemo a Valerio una coniugazione del verbo impappinare. L'attacco di Del Latte viene sventato da De Rosa, ancora De Rosa, Claudio, un'ottima azione personale dopo il passaggio del cugino Luigi. Le lodi dell'allenatore qui a bordo campo, che ha apprezzato molto la giocata. Luongo dal calcio d'angolo, Occhini chiama palla, però il calcio d'angolo va a finire male, Occhini fa un fallo tattico a centrocampo su Del Latte e Truglio giustamente chiama la rimessa, chiama il calcio di punizione, sì, e sì, l'azione prosegue. Ok, quindi adesso ritorno io in cattedra, signori, Del Latte, sì, risalgo in cattedra, sì. C'è Del Latte qui per il calcio di punizione in avanti, il pallone a cercare l'inserimento dei compagni per via aerea, direi, rimessa dal fondo, Luongo. Bravo Claudio, vai Claudio, così, vai. Ancora Luongo. Recupera Russo, rimessa laterale ancora per gli Angels, Caiafa, il portiere dai piedi buoni sale all'altezza del centrocampo, De Rosa dentro a cercare ancora Luongo, calcio d'angolo, c'è lo stesso De Rosa alla battuta, si fa vedere Luongo sull'altro palo, anche Claudio De Rosa che aggancia il pallone ma male. Russo cerca di ripartire, De Rosa ancora, arriva Russo col destro, Caiafa si supera, rimessa laterale. Poi attenzione a De Bernardo, respinge Luongo, non ce la fa De Rosa a tenerla in campo. Rimessa laterale. Battuta adesso, il pallone per l'inserimento di De Bernardo. E finisce in rimessa dal fondo, Caiafa. Amo, chiamato così il compagno, De Rosa, niente da fare. Lo so. Uno spirito molto di gruppo. Recupera la difesa dei Friends. Si riparte, Luongo, recupera anche De Bernardo. Del Latte, cerca di andare via. Recupera De Rosa la posizione e può impostare. Va via De Rosa, apertura per l'altro De Rosa. Attenzione, il pallone è ancora buono, finisce rimessa dal fondo. Che occasione mangiata, sprecata dovevo dire, dai Angels. Che ti sei mangiato a colazione? Un'occasione ghiotta. Sale Del Latte. Perde palla. De Rosa fair play, restituisce il pallone e poi torna dal portiere. Vabbè, è una battuta chiaramente. In avanti De Rosa. Luongo. Occhini sbaglia il controllo, recupera ancora la difesa. De Bernardo adesso. È da solo, guadagna però rimessa laterale nel deserto. Indicazioni in panchina sul posizionamento in campo per la marcatura. Si muovono i Friends intanto. Diamogli una connotazione internazionale almeno. Subisce fallo, calcio di punizione. Protesta De Rosa con l'arbitro. Protesta anche l'allenatore. Protesta anche del camera. Anche la fotografa. Protesta anche la fotografa. Così. Qualcuno si unisce? Simpatia. Ok. È scivolato da solo dal bordo campo e questo pallone da solo finisce sopra la traversa. Si riparte adesso Luongo a impostare. Luongo, ancora Luongo, recupera De Bernardo. Occhini, controlla il pallone. La difesa libera. Si ritorna da De Rosa. Claudio De Rosa adesso. Occhini, attenzione, incespica sul pallone, però lo lascia tenere in campo. Occhini ancora, respinta di luce. E poi la difesa libera. Recupera ancora Claudio De Rosa, il pallone era buono. Russo incespica.
Il pallone è buono per Del Latte. Benissimo Cagliafa, che può controllare. Sale Cagliafa col pallone tra i piedi. Ancora Cagliafa. Dentro il pallone, si perde sul fondo. Certo. Non riesco a capire. Tu quando sono tanta roba a volte. Sale Russo. In avanti per Del Latte. Del Latte sul destro. Deviazione. Poi Cagliafa ancora. Cerca, la tiene in campo. È ancora buona. Occhini. Luongo. Ma mannazza, che passa a fare? Sulla destra Luongo. Subisce fallo, non secondo l'arbitro. Ma come è la palla? Vado qui. Rimessa laterale per gli amici. Del Latte. De Bernardo tocca De Rosa. Ancora la rimessa laterale per i Freunden. Vediamo, questa la capiamo solo io e te. Vabbè, così facciamo un po' di didattica internazionale, no? Del Latte dentro per l'altro Del Latte. Oh mio Dio. Si è mangiato il latte. Si è mangiato un bel bicchierone, direi, anche di cioccolato al latte. Sì. Sì. Torniamo seri, un'occasione incredibile, sciupata da solo contro Cagliafa. Sono ripartiti intanto gli Angels, De Rosa e Luongo. Capitano Luongo. Sì, sì, Capitano Luongo per De Rosa. Gino De Rosa. Perde palla, Russo protegge la rimessa. Respinge bene De Rosa. Poi c'è Occhini. Tiro con l'esterno sopra la traversa. Ancora rimessa dal fondo per Luce. Palla fuori dall'area. Deve giocarla, sì, fuori dall'area per essere ritenuta valida. In avanti, ancora a cercare De Bernardo. Molto bene Luongo, il ripiegamento difensivo Del Latte. Cagliafa in un po' di tempi. E poi De Rosa. Sale De Rosa, palla al piede. Ancora Claudio De Rosa. Attenzione allo scambio tra i fratelli De Rosa. La rabona non trova sull'altro palo Occhini. Ma che gran gesto tecnico. Bello. Si riparte con Del Latte. Ancora Del Latte. Sale sulla sinistra. Dritto per dritto in rimessa laterale Cagliafa. Occhini. Vai, scendi. Cioè, scusate, Luongo. Adesso De Rosa. De Rosa cerca il passaggio per qualche compagno. Da solo in mezzo a due, costretto a districarsi. Via De Rosa. Occhini, attenzione. Ma abbiamo un avversario, ma non al secondo. Calcio d'angolo secondo l'arbitro. I due De Rosa confabulano. Si può andare. Il pallone messo dentro per il portiere. Luce, può andare. Ha segnato Ghulam. Siamo tutti contenti per il giocatore del Napoli. È un buon giocatore, dai. De Rosa. Ancora De Rosa, Gino. Largo sulla destra. Calcio d'angolo. La faccia. Attenzione a De Rosa, vuole allungare sul palo lontano. De Bernardo riesce ad allontanare la minaccia. Rimessa laterale per gli Angels. Luongo. Va via Luongo. Ancora via, molto bene Luongo, il capitano. Il pallone è ancora in campo. Ancora Luongo. Luce in rimessa laterale. All'indietro per Claudio De Rosa, che finta il tiro. Poi viene recuperato. Truglio costretto a una corsa arretrata per evitare il pallone. Rimessa laterale per gli amici. Del Latte. Lo scambio tra i due. Ancora Del Latte dalla rimessa laterale. Pallone dritto per Russo. Pallone sul destro. Cagliafa. Il calcio d'angolo. Spettacolare l'intervento. Può andare Del Latte dal calcio d'angolo. Dentro. De Rosa, ancora l'altro Del Latte, la tiene lì Cagliafa, ma che portiere, sale subito palla al piede, Del Latte fa sportellate con lui, la porta è vuota, attenzione, la porta è vuota e niente da fare, ancora calcio d'angolo, ancora calcio d'angolo, sale, sale e fa male, attenzione De Bernardo dentro, ancora Del Latte Cagliafa, nuovamente in calcio d'angolo, secondamente per le giocate che ha mostrato in più. Forse il portiere però è il migliore in campo di questo primo tempo.
può andare del latte, attenzione, tocca il pallone per ultimo, De Bernardo lo tiene, poi Luongo col tacco, tacco? Sì. Vabbè, cerca una compagna, si riparte con la rimessa laterale, De Bernardo può andare alla battuta, cerca compagni, buoni per il passaggio, dentro Luongo recupera. Occhini perde palla, Russo cerca di andare via, il pallone è ancora buono, può allargare, non vede il compagno, calcio di punizione, punizione. Punizione per Russo e i suoi amici. Non Di Maria De Filippi. Vediamo, Jenny sistema la barriera, Jenny Truglio sistema la barriera, è pronto per fischiare? Eh sì, può andare Russo alla battuta, realizzazione requistica, si è rimessa dal fondo. Caiafa subito per Luongo. Sto adorando questa foto dove Caiafa vola. Vola praticamente, vola! Non si vede niente dalla telecamera. So attenzione a De Rosa, De Rosa contro un avversario, trova la respinta. E poi rimessa laterale per... No, calcio di punizione per, a favore degli amici. A favore dell'Esami. Dell'Esami, ecco, sì, un po' tutte le lingue del mondo. Los amigos, in avanti subito. E Caiafa respinge. A questo punto non dovremmo anche tradurre il nome Angels in qualche altra lingua? In avanti Luongo, attenzione Occhini, sinistro che fende la metà campo e finisce dritto per dritto in rimessa dal fondo. Credo tra 5 minuti, ma non lo so. Attenzione a Russo. De Rosa ancora per l'altro De Rosa. Proteste di Claudio De Rosa, possono ripartire i Los Amigos, in avanti del latte per De Bernardo, dentro, troppo avanzato il pallone, Caiafa può ripartire con la rimessa laterale, Luongo, De Rosa controlla, Gino De Rosa ancora, bene del latte, ancora Gino De Rosa, il pallone sul destro, va da Claudio, Claudio dentro ancora per Gino De Rosa, il pallone un po' largo, rimessa dal fondo, può andare luce. Russo. Pressato Russo, finisce in panchina, non per scelta tecnica. Finisce in panchina, ma no. Russo. Del latte. In avanti, anzi in alto, rimessa dal fondo. De Rosa, abbassa il pallone. Pallone per Occhini, nada, rimessa laterale, subito Russo, del latte, sale del latte, apertura ancora per Russo che si fa trovare pronto, Russo dentro, rimessa dal fondo, buona ancora per gli Angels, del capitano Luongo che ora porta palla. Gino De Rosa, pressato, guadagna la rimessa laterale, anzi, perde una rimessa laterale. Del latte. Cerca di impostare su di lui Gino De Rosa. Luce lascia sfilare il pallone. Rimessa dal fondo. Del latte. In avanti si perde dritto per dritto ancora e rimessa laterale. Caiafa. Luongo. Luongo in avanti, attenzione. Claudio De Rosa, spalle alla porta, controlla. Cerca l'inserimento dell'altro De Rosa. Occhini protesta per un mancato passaggio. In avanti. Subito del latte. Pressato da Luongo. Russo. Cerca il passaggio a Ruiu, che però non è il protagonista quest'oggi. Andreone è anche molto divertito a bordo campo. Subito. Il pallone si perde. Sono solo delle sabbie mobili. Si perde sull'altro versante, nella rimessa laterale, del latte. Attenzione a De Rosa. Controlla lo scambio tra i due De Rosa. Niente da fare. Bene Occhini.
in avanti per Gino De Rosa e c'è il gol che chiude potenzialmente il primo tempo, il gol di Gino De Rosa, il primo di questa amichevole, 1-0 degli Angels. Lorenzo, una citazione di Andreone prima del buio, come quando saranno a 0-0? Subito, boom. Si può dire, ok, combinato la partita, ok, siamo tutti d'accordo. Sì, ah, ecco, sì, sì. Volevo ben dire, si riparte sul punteggio di 1-0 per gli Angels, per quello che hanno mostrato abbastanza meritatamente in vantaggio, anche se gli amici non demeritano più di tanto. Caiafa in avanti, subito per Claudio De Rosa contro Russo ed è il 2-0, si è sbloccata la partita. Andreone adesso trema per il suo under. Oh, a passaggio under 2,5 primo tempo. Sì, sì, sì. Va solo primo tempo. Sì, passaggio, andare, sì. È quotato a quanto? A 37 tipo al calcetto, giusto? Lorenzo, sì. Alto direttamente. Sì. Attenzione, rimane a terra Russo, che a quanto pare riesce a cadere molto bene per gli scontri molto tosti avuti stasera con i suoi avversari. Sempre tornato in piedi. Una roccia fino adesso. Può andare lo stesso Russo alla battuta del Bernardo, dritto ancora in fallo laterale. Può andare Caiafa. Luongo, Gino De Rosa, Occhini, sale Occhini, può andare col sinistro, respinge il portiere e poi subito in posta, in avanti per De Bernardo, niente da fare, Luongo guadagna rimessa laterale, Gino De Rosa, ancora De Rosa, molto bene, va via De Rosa. Il portiere fisso, lo cambiano. Occhini, dentro, le scoperte di Fabiana Colucci. Luce. Mi ricordavo quello completino nero che stava dietro, fotograficamente. Me l'ho trovato avanti. Cosa? Attenzione a Luongo dentro. Occhini! Sciupa un gol già fatto praticamente. Rimessa laterale. Luce subito per Russo. Ancora sportellate Russo. Poi De Bernardo guadagna un'altra rimessa. In avanti per Del Latte. Del Latte, niente da fare, rimessa dal fondo per Caiafa. I complimenti di Claudio De Rosa. Le cronache di pareti e la parola lo dice Fabio Del Latte. Ti piace? Madonna, mi fai morire dalle risate. Me l'ha insegnata, l'ha introdotta nel mio gergo grazie ad Andrea Iannotta in tutto questo. Ah, sì, sì, sì. Anche lui fa sportellate. No, ma lui è molto bravo con le sue cronache, secondo me. Non si è mai buttato, però dovrebbe. Luce. Gioca verso il portiere attuale, ancora Luce, il primo portiere che ora gioca in campo. De Bernardo, c'è il Russo libero, non lo vede proprio. Rimessa laterale Del Latte. Russo cerca subito la battuta verso Caiafa. Finisce il primo tempo abbastanza entusiasmante malgrado i soli due gol segnati in questa prima frazione. 2-0 per gli Angels. Complimenti per una squadra che ha un discreto affiatamento, un gran portiere. Facciamo i complimenti a tutti. È bella la schermata così, vero? Ma nessuno si ferma per parlare. Vi lasciamo confabulare così. Richiamano a sé Gino De Rosa. Va a giocare Valerio Ruiu. Si scalda già con questa corsetta. Ci vediamo tra poco per il secondo tempo. Ok, dopo una battuta omofoba di Fabiana Colucci, torniamo in campo. Non ti preoccupare, non è venuta nella registrazione, non la pubblicheremo. Torniamo indietro da Caiafa. 2-0 per gli Angels, per chi si fosse perso il primo tempo. Ma non credo che l'abbiate fatto. Attenzione, De Bernardo incespica, ma riesce a controllare. Va Luce. Va Enel. Attenzione, no! Rimessa laterale. Questa rimarrà tra noi, non ti preoccupare. Subito il pallone verso Luce, subisce un fallo, si scalda il capitano. Ragazzi, tranquilli, l'allenatore dalla panchina richiama alla calma i suoi, o meglio il suo, perché le scandescenze date solo dal capitano. Sarà, che cos'è? Un calcio di rigore, attenzione, calcio di rigore, calcio di rigore, attenzione. Spider Cam per questo calcio di rigore. C'è Luce.
E c'è la... No, non c'è il gol! C'è la... È entrata o non è entrata? Oddio, attenzione, rimane a terra Cagliafa. Non ho capito niente di quello che è successo. Forse è Silea Story Udinese. Ma ce l'abbiamo con la technology tutto questo? No, io penso che è entrata, perché non è uscita la palla. Cagliafa rimane a terra. Ok, per qualcuno che faccia l'applauso per lui che si sta rialzando, per favore. Nessuno? Non abbiamo nemmeno un pubblico finto. Eh no, dai. Abbiamo Valerio Lungo, un pubblico finto. Ragazzi, pubblico ministero. Vabbè, perché sei l'unico che non è coinvolto, capito? L'unico che potrebbe... Ma perché? No, ho detto forse entrare anche la palla. La palla è entrata? Jenny! Chiediamo consiglio all'arbitro. Jenny, è entrata? Jenny, è entrata? Ok. Si riparte sul punteggio di 2-1 per gli Angels. Confermato che c'è. Vai. Sì, sì. La goal line technology ci dà il suo verdetto. Un po' più... Come? No, adesso hanno segnato, no? È 2-1. 2-1. Ha convalidato il gol. No, non ha fischiato il fallo. Ha detto non era fallo, il gol. Ha chiamato il gol, non ha chiamato il fallo. Attenzione, Lungo dentro, subito per Claudio De Rosa, che vuole subito ristabilire le distanze. Il portiere l'ha fatto dopo, quello dopo si è buttato addosso al portiere. Prima. Giusto, attenzione, l'opinionista Colucci ci spiega la situazione nei minimi dettagli. Scusate. Ok, torniamo in campo. Claudio De Rosa, è mezzo a due. Va in campo. Attenzione, Ciro De Rosa, voglio entrare pure io. Ho ricevuto un ammonimento prima mentre facevo il mio servizio che da sempre faccio della Spider Camp. Non puoi stare in campo. Lo vedremo subito. Del Latte recupera Cagliafa. Ristabilito. In avanti subito per Gino De Rosa, le lascia sfilare il pallone. Pallone a cercare Claudio De Rosa. Rimessa dal fondo. Un'auto presidenziale entra in campo, intanto noi giochiamo. Non è la mia. Ma non ti preoccupare, sappiamo che tu è ben altra roba. Presidente senza auto. Attenzione, Del Latte subito per Luce! La tiene in linea Cagliafa! Riflessi felini per il portiere degli Angels. Niente da fare poi sulla rimessa in gioco. Come? È vero, sì. Perché sei stato in porta? Questo viene spontaneo dire... Che ci faceva in porta? Questo è un compagno nero. Sì, sì. Si riparte subito. Russo. Del Latte controlla male. Si riparte ancora con Lungo. Abbiamo in diretta una confessione di Fabiana Colucci su Soperato. Sì, te la devi stare attenta, cioè non è che tu stai vicino a me, non vale che io le noto le cose per dare colore. Ma io le dico tra me e me. Se le dici ad alta voce non è più tra te. Attenzione, Russo trova Cagliafa sulla direzione del suo tiro. È un'altra di quelle cacate, sì, ecco, paurose. Sì. Poi è sempre tra tre e te questo, tra te e tre, giusto? Questo no, sì. Che ti stavo rendendo partecipe. Ok. Attenzione a Lungo, trova la respinta di Luce. Poi questi momenti dalla digressione totale al focus nella partita, è bellissimo. Lungo, col destro, da Bernardo senza guanti, poi blocca. Si riparte con Russo, Lungo. Foga a mille, guadagna la rimessa laterale, recupera il pallone al numero 10. Lungo, De Rosa lascia poco scorrere, poi controlla, sale Claudio De Rosa, va via all'1, cerca un compagno, alla fine perde il pallone anche Gino De Rosa. Luce può andare con la rimessa laterale. Del Latte, bene qui Lungo, può salire Claudio De Rosa, c'è Occhini al centro, Claudio torna all'indietro, pressato, guadagna la rimessa laterale. Attenzione, cambio battuta, chiamato da Jenny Truglio. Del Latte in avanti, il pallone per Russo, controlla il pallone solo per un attimo. Poi Gino De Rosa per l'omonimo Claudio.
Pallone. Non ho problemi a riconoscere i due fratelli. Non so se sono fratelli o cugini, questa poi è la cosa. Allora, cugini? Grazie. Allora, il numero 8 è Gino e il 19 è Claudio. Russo. Col destro, Caiafa prontissimo. Calcio d'angolo. Portiere eccellente questo Caiafa. Sì, sì. Portiere vola. Russo. Per luce. Questa veri davvero. Si riparte. Claudio De Rosa. Occhini presta Russo. Poi dal latte. Longo. Occhini può ancora giocarla. Cerca di andare via dal latte. Commette fallo offensivo. Sarà calcio di punizione. Del latte. Scambiano i due. Sale ancora. Il passaggio, la combinazione dei del latte. Niente da fare. Rimessa dal fondo. Sale Luongo. Molto bene Luongo, salta due avversari. Apre per Claudio De Rosa. Alla fine luce. In rimessa. Claudio laterale. Volano parole dolci tra gli Angels. Luongo. Ancora Luongo che va via. A due avversari, quasi tre. Luongo. Sbaglia l'apertura, rimessa dal fondo De Bernardo per del latte. Si accentra. Poi del latte. Bene Caiafa. Caiafa in avanti. Niente da fare. Fondo per i Los Amigos. Il portiere? Eh sì. Un giocatore completo, possiamo dire. E Valero lui deve solo soffrire! Lui soffri! Ma le gambe soffrono, non stanno male. Ecco. Sì. No, oggi fa meno freddo dell'altra volta. No, quello è l'umido che apre prende sempre. Gino De Rosa sale, palla al piede. Dal latte. Claudio De Rosa. Per Gino, attenzione! Gino De Rosa! De Bernardo riesce a stoppare il pallone e poi si riparte. Ancora Luongo, Claudio De Rosa. Gino. Per Claudio. Pallone per Luongo. Sul fondo. Insidiosi gli Angels qui, che hanno bisogno di ritrovare la via del gol. Per ristabilire le distanze sancite nel primo tempo. Dal latte. In avanti. Molto bene Luongo che recupera il pallone. E poi guadagna successivamente una rimessa laterale. Può andare ancora Luongo. All'indietro per Claudio che lascia sfilare. Vuole il portiere, Caiafa. Sale Caiafa. In avanti, trova il palo solo a separarlo dal gol. Rimessa laterale. Russo. Palla battuta. Pallone in avanti a cercare luce. Niente da fare. Rimessa laterale ancora per il capitano Luongo. Scambio a due con il portiere Caiafa. Attenzione, molto bene dal latte. Poi luce. Gino De Rosa, pallone a cercare dal latte. In realtà finisce per trovare una rimessa laterale. Sì, stavo dicendo dal fondo. Che sto dicendo? Subito il pallone per Luongo, Caiafa, Claudio De Rosa, pallone in avanti, respinge Russo, poi De Bernardo, per luce, dal latte, ancora per luce, dentro, fondo per Caiafa, però buona azione dei Friends. Gli amici, perché li chiami te? Li ho chiamati anche Los Amigos, dai. Ma dai. Perché in Napoli a volte non li chiamano anche i partenopei, i bianco-azzurri, eccetera, eccetera. L'altra delle cacate. Luongo, recupera il pallone. Ancora Luongo, scusami se ti ho abbronzato così, ma la reazione era interessante. Attenzione alla latte, subito per Luce. Luce contro Caiafa. Scusate, Luce sbaglia il passaggio, volevo dire. Si scusa con i compagni, prima. È gas. È gas, sì. Luce è gas. E tu sì. L'aveva fatta apposta. Sì.
È di Soto allora. Claudio De Rosa per Luongo, in avanti Occhini, si sposta il pallone con il sinistro, ancora rimessa laterale per Occhini. Luongo dalla distanza respinge De Bernardo, poi c'era Gino De Rosa, il pallone ancora buono Occhini per Gino De Rosa, De Bernardo, ma allora finisce fuori, ma non ho capito dove, se il calcio d'angolo è rimessa laterale, si prende il pallone. Sì. No, nel senso, non ho capito se in calcio d'angolo è rimessa laterale. Credo angolo. Però era fantastico la traiettoria che ha preso. Dovete vederlo. Vabbè, l'avete visto. Sì, no. L'avete visto? Io vero? No, ma voi sì. Sì, sì. No, io l'ho vista, se no non lo dicevo. Attenzione, dal latte. Sale, palla al piede. Subito, dal latte. Può andare contro Caiafa. Apertura per l'altro, dal latte, Caiafa! Straordinario in questa circostanza. Gino De Rosa, la del latte doveva tirare. Sì, sì, sì. Commento tecnico. È il tuo il commento tecnico. Attenzione al luogo! Incredibile! Stava per avverarsi una delle leggi più veritiere del calcio: il gol sbagliato, gol subito. Ma non abbiamo avuto modo di assistere. Ciallano in bocca quella. Il commento così da bordo campo, ancora calcio. Oh! Viaggiamo! Può andare Luongo all'indietro per Claudio De Rosa, respinge ancora il difensore, calcio d'angolo nuovamente, il terzo di fila, Luongo, Claudio De Rosa, il pallone all'indietro per Occhini, buono il tiro, però leggermente angolato, forse un po' troppo, Iniesta dal fondo, Russo, attenzione, bene Occhini che recupera in questa fase il pallone, Gino De Rosa, Russo non ci arriva, sarà rimessa laterale ancora per gli amici. Lallana De Bernardo, attenzione, inciampa sul pallone letteralmente Gino De Rosa, adesso recupera pallone per Occhini, cerca ancora la battuta col sinistro, vai bene, vai, vai, incita l'allenatore a bordo campo, in avanti subito il pallone per Dall'Atte, bene Luongo, va via l'avversario e sale palla al piede. Subisce fallo, calcio di punizione. Occhini. Sbagliano tutti, tranne Gino. Occhini. Palla al piede. Claudio De Rosa. Cerca di andare via, non ci riesce. Perde palla, Luongo poi la allontana e guadagna rimessa laterale. Subito Occhini. Occhini all'indietro. Caiafa. Controlla e cerca la battuta a rete. Rimessa dal fondo De Bernardo, subito. Per Dall'Atte. Luce. Cerca ancora lo scambio. Con il compagno, Luce riesce anche a tornare sul pallone, attenzione, erroraccio difensivo da Luce, trattiene l'avversario praticamente, calcio di punizione, chiesto e ottenuto dagli Angels. Bellame è sparito. Ma penso che Bellame sta con lo Storos. Probabile. Fa accoglienza allo Storos. Vabbè, sono normalmente dei... si perdono quando vengono su Storos. Beh, sono ospiti da mondo, no? Per il resto, no? Sì, sono sempre qua. Chi? Stanno in campo. Attenzione a De Rosa che calcia alto, rimessa dal fondo. Andare De Bernardo. Siamo ancora sul punteggio di 2-1, sedicesimo in corso in questo momento. Può andare Russo. Rimessa laterale per gli amici. Come? Bella combattuta. Eh sì, in questa fase molto, un po' più che nel primo tempo. Sì, infatti inizialmente l'ho visti molto poco, quasi nulla gli amici. Adesso si sono risvegliati. Dall'Atte, attenzione! Un duello all'ultimo sangue con De Rosa, si riparte con Occhini che ci lecca. Fa ci lecca col pallone. È bello ci lecca. Attenzione, rimessa il gol che hanno fatto gli amici. Rigore. Russo. Cioè, o meglio, l'occasione è già nata da un rigore. Però non hanno segnato sul rigore, da quanto ho capito, sulla ribattuta. Pallone in calcio d'angolo.
pallone dentro, subito Caiafa, velocissimo, Russo lo va a pressare, pallone ancora buono per gli Angels, Caiafa fa l'attaccante aggiunto praticamente, e poi il destro di Claudio che trova il palo, ancora Cristian Longo, allarga su Gino, Gino ancora, largo sulla sinistra, recupera Luce, ancora palla per gli Angels, si torna da Caiafa, attenzione sbaglia tutto Caiafa per la prima volta. Rimessa laterale per gli Angels. Ragazzi, quando ha passato non capisce la linea. Longo, De Rosa. Ha il tempo anche di dare indicazioni e poi si riparte. Luce recupera il pallone, può salire. Cerca il passaggio per il compagno, niente da fare. De Rosa guadagna rimessa laterale, Gino. Si torna da Longo. Claudio De Rosa. Chiama un compagno. Bene per Gino. Adesso Cristian Longo. Pallone sul destro. Il pallone per Occhini. Sbaglia la battuta. Rimessa dal fondo. Dal latte. Occhini scivola mancando il pallone. Ancora dal latte che salta un altro avversario. Pallone un po' troppo lungo per Luce. Rimessa laterale, Caiafa, Longo, Claudio De Rosa, ancora Longo, Claudio De Rosa, cioè Gino De Rosa, sale in mezzo a due, quasi tre, anzi tre, il pallone sul sinistro, poi sul destro, ancora sul sinistro, calcia a lato, ma buona azione solitaria. Dal latte deve battere di nuovo e così è. De Bernardo, attenzione, Russo costretto a rimediare a un errore della difesa. Occhini, Occhini respinge il portiere, poi Claudio De Rosa, attenzione, Claudio De Rosa, il pallone è ancora buono, De Rosa costretto ad arretrare, si perde la suspense che si era creata. Caiafa in avanti ancora per Longo, Claudio De Rosa sbaglia il passaggio, attenzione a Luce, Longo recupera bene dal buon capitano, ci mette una pezza. Sentiamo le urla degli altri campi. Hanno fatto gol. Hanno fatto gol e vai. Dal latte, ancora dal latte. E recupera poi Gino. Benissimo. In difesa. E poi attenzione, Caiafa. Un po' di esitazione in questo momento. Subisce fallo. Calcio di punizione. Luce chiede scusa. La battuta immediata. Occhini in posizione regolare. Occhini. Rimessa dal fondo. Non c'entra niente la posizione regolare. Il fuorigioco qua non esiste. Dal latte. Subisce fallo anche dal latte. Dà una mano all'avversario a rialzarsi Gino e si può ripartire con questo calcio di punizione. De Bernardo pressato da Cristian Longo, Occhini, Occhini, attenzione, ancora Occhini, il pallone per Longo, Longo molto decentrato, prova la battuta a rete, non crea pericoli però al portiere avversario. Ventesimo in corso, punteggio ancora sul 2-1 per gli Angels. Russo, attenzione, niente da fare. Rimessa laterale, Claudio. Gino. Ancora Gino in avanti dal latte. Riesce a controllare il pallone. Luce. Apertura per De Bernardo, la tiene in campo. Poi Claudio la spedisce in rimessa laterale. No, palla per gli Angels. Gino. Longo. Longo dalla distanza, il 3-1. E questo è il bacio alla telecamera, dedicato non so a chi. A te. A me per oggi. A te, Lorenzo. Per oggi a te. Okay. Gol senza dediche. Gol, no, dedicando senza dediche. Si è emozionato l'ombrello. Non l'abbiamo inquadrato. Russo si parte dal 3-1. Dal latte. 3-1, Occhini recupera il pallone, vuole a forza questa realizzazione, trova Luce, pronto alla respinta, rimessa laterale, quando andare Longo, Claudio Russo, De Rosa, scusate, Gino, sono abituato a chiamarlo, scusate, il pallone per Longo, riparte dal cerchio di centrocampo,
Allarga verso Claudio De Rosa. Gino. Ancora Claudio. Riesce ad andare via un avversario molto bene. Allarga. Occhini. Occhini col sinistro. Rimessa dal fondo per Luce. Vai, come va, va, vai, passa. Russo. Sale Russo. Benissimo qui Luongo. Poi c'è Claudio De Rosa. Attenzione al pallone. E per Occhini. Incredibile. Incredibile. Non ho parole per descrivere questo. Si riparte. Dal latte. In avanti. Gino. Dal latte ancora in cespica. Gino De Rosa. Attenzione. Gino. 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 Si perde. Dal latte. Scusate. È Luongo. Non ce la faccio. Russo. Dal cielo? Russo. Ah, dal campo. Attenzione, palo di Russo. Si riparte ancora con dal latte. È rimasto a terra Caiafa. Si rialza. Ragazzi, calmatevi. Ricordiamo, continuiamo. La rubrica Pistocchi è qui. Non ci facciamo mancare nulla, attenzione, manca il pallone Occhini, riparte dal latte. È rimasto a terra Claudio. Dal latte. Dal latte contro Caiafa, Luongo. Senza indugi. Su Segugio. Segugio.it. Sì, sì. Sì, sì. Gino. E poi dal latte. Sei riuscito a levarvi un pallone? Soffrimi. Devo purtroppo. Questa l'ho rientrata io. Sì, sì. Questa volta te lo devo. Luongo. Claudio. Luongo ancora. Gino. Ancora per il cugino Claudio. Occhini. C'è lì Luongo, però vuole la realizzazione, credo. No, non la trova più. Stop. Sì, sì, stop, dimentica. Sarà rimessa laterale. Vai giù, andate a parlare. Luca. Lorenzo, Antonio. Scusate, un attimo. Sì. Salutiamo. Sì. Ok, ti sei... Stai divertendo? Tanto. Io sto facendo un po' di relazioni. Un PR. PR bella, è proprio. Tantissimo, sì, sì, sì. In forma smagliante, malgrado l'assenza dai campi. Rimessa laterale subito. Via Andreone anche. Rimaniamo solo nei... Vale, tra 4 minuti finisce la partita. Penso sia meglio se ti vai a cambiare. Sì, sì, sì. È arrivato il momento di Luglio, signori. Wow, attenzione. Luglio in trattative. Svincolato di Russo. Un po' di Russo. Torniamo. In trattativa, l'ho detto. In trattativa con Russo. E basta. Sì. Ritorna De Rosa da Caiafa, troppi russi di mezzo. Caiafa, dentro per Luce. Dal latte, va via. Per l'altro dal latte. Sulla sinistra, dentro il pallone. Sono due dal latte. Credo di sì. Come sono? Credo di sì. Un problema sarà passato. Eh sì. Vai, vale, come ha fatto Michele. Veloce, veloce. Sono tentato da riprendere la corsa di Valerio Luglio invece della partita, però sarebbe un torto per i giocatori. Dal latte, va via dal latte, finisce a terra, calcio di punizione. Credo che sia finita qui. Dovrebbe finire qui, credo. Ci sta un'ammonizione, tada! Questo è il commento dell'allenatore. Guarda, che le cacci sono, tutti non le fate niente. Sta un calcio di punizione ancora per gli amici. Oh, però, rapido, Vogliono la realizzazione per provare a ridurre lo svantaggio, per dare battaglia ai minuti finali. Finali. Va dal latte. Finisce, rimessa dal fondo il pallone. Può andare Caiafa, ancora 2 minuti. Attenzione. 2 minuti più o meno. Luce, accende la luce in difesa. Dal latte. Poi Luongo. De Bernardo in avanti. Per dal latte. Dal latte Caiafa. Che riflesso. Subito in calcio d'angolo. Dal latte. E poi Luongo. Gino. Trova la respinta di un avversario 2 volte di seguito. Rimessa laterale per gli Angels. De Bernardo.
Si torna da Caiafa. Sale palla al piede del portiere. Ancora Caiafa, 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 ancora Caiafa. Palo! Solo il palo gli nega il gol. E solo la fine della partita può impedire che si continui a segnare. Finisce sul 3-1. Buona partita di ambedue le squadre. Bravo, ci hanno fatto divertire. Voglio andare a parlare con credo sia stato il migliore in campo di stasera. Parliamo con Caiafa. Buonasera, complimenti per la prova innanzitutto. Ci può fare un commento sulla partita in velocissima, che dobbiamo liberare il campo? Fair play. Non abbiamo giocato molto bene, però dobbiamo migliorare per il torneo, perché davanti siamo un po' stretti. Ho capito, ho capito. E molto bene, qualche commento, cioè, sulla prova degli avversari invece? No, no, è giocato bene, al di sopra anche delle loro possibilità. Comunque erano anche senza portiere. È la migliore in campo questa sera. Sì, sì, per stasera. Esattamente, sì. Ha parato un calcio di rigore, secondo me. Sì, quello è fallo, perché il portiere non si può. Attaccare. Toccare quando sta per prendere la palla, però sì. Fa niente, dai. Comunque è finita bene per voi, complimenti agli Angels, a Occhini, Caiafa, De Rosa, scusate, troppi Russo e De Rosa ci stanno di mezzo, complimenti al capitano Luongo, autore di un'ottima partita. Qua complimenti, è una chiacchiera. Malumori nello spogliatoio. Parititi, chiudiamo, ti concedo un'altra telecronaca, vai. Ah, troppo buono, grazie. Salutiamo qui su questo... Saluto e spegni. Sì, sì, e spegniamo immediatamente, ci vediamo tra poco. Okay.